Quando una donna affronta l'allattamento, le prime tappe, le prime fasi dell'allattamento, possono esserci alcune difficoltà che a volte sono di natura ostetrica e allora in questo caso c'è un supporto specifico da parte delle ostetriche rispetto a quelli che possono essere i suggerimenti per poter allattare, iniziare ad allattare, imparare a farlo. Ci sono alcune tematiche che invece sono più prettamente psicologiche, laddove la problematica non è una problematica di tipo meramente ostetrico, ma ci sono alcune piccole difficoltà che sono delle difficoltà fisiologiche, nel senso che l'allattamento è qualcosa di nuovo che una donna sperimenta per la prima volta nella sua vita, quindi è un ruolo nuovo, ci sono delle cose da imparare. Il punto è che sovente per le donne c'è l'idea che tutto debba avvenire molto naturalmente, molto rapidamente, si debba già essere immediatamente capaci di affrontare quella nuova competenza, mentre l'idea che ci sia un tempo fisiologico in cui permettersi di apprendere qualcosa di nuovo, cominciare a sperimentare anche la conoscenza del proprio neonato, nel senso che in quel momento c'è l'allattamento, ma c'è l'allattamento del proprio neonato con le sue caratteristiche specifiche. Quindi riuscire a darsi il tempo di cimentarsi, di prendere le misure col proprio neonato, con le sue modalità e cominciare così un'esperienza nuova, apprendendo man mano quello che succede di momento in momento è un punto fondamentale. Questo permette veramente a una donna di poter sperimentare pian piano e quindi di riuscire a imparare dagli piccoli errori che si possono vivere e comprendere man mano quello che il neonato sta chiedendo, vedere qual è la modalità più vicina anche al proprio modo, nel senso che tante sono le indicazioni che vengono date in quel momento, a volte c'è un vero e proprio bombardamento di informazioni che si sono avute già nei corsi di preparazione al parto, che vengono date in ospedale dal personale in vario modo, e poi ci sono le indicazioni dei parenti e delle donne di famiglia che hanno allattato in un modo piuttosto che in un altro. Tutto questo sovente può generare anche confusione nella testa di una donna che invece in quel momento ha bisogno di riuscire a trovare una direzione che non è univoca, ma è la propria direzione. Infatti una delle caratteristiche poi importanti è che le donne sono quasi impreparate a quella che può essere la fatica dell'allattamento, nel senso che probabilmente nei corsi di preparo ci si focalizza molto sul momento del parto, che è la preoccupazione maggiore. L'allattamento è come se venisse un po' appunto dato come spontaneamente naturale e che avverrà in maniera fisiologica, anche molto romanzata, molto bella, veramente meravigliosa. In realtà la caratteristica iniziale è un po' il dolore, perché la sintonizzazione, la nuova competenza va veramente appresa, il tuo corpo deve abituarsi. È come se tutti noi sapessimo che dobbiamo apprendere qualsiasi cosa, quindi per sciare andiamo a farci le lezioni, per imparare l'inglese andiamo a studiare, facciamo fatica, sull'allattamento questo pezzo manca completamente. Questo sembra banale, ma manda le donne in uno stato di tilt, che noi conosciamo molto bene, fatto di un sacco di lacrime, un sacco di angosce veramente nei primi giorni proprio del postparto. L'intervento psicologico che noi realizziamo in reparto è proprio un intervento psicologico di sostegno, integrando le competenze dell'ostetrica chiaramente. Sostegno psicologico molte volte vuol dire semplicemente parlare dei propri dubbi e della sensazione di incapacità, che è la sensazione peggiore che una donna può sentire in quel momento, perché teme che la sua incapacità in qualche maniera non permetta la sopravvivenza con un bambino, quindi una preoccupazione veramente primaria e molto importante. Quindi sappiamo quanto sia importante poterne parlare senza vergognarsi, perché accanto all'idea di competenza immediata c'è la vergogna di non sapere fare qualcosa che ti sembra che gli altri facciano perfettamente, quando in realtà non è così mai per nessuno. In più, il reparto, quello che noi tendiamo a veramente consigliare alle donne è di colonizzarlo, cioè partorisci nella tua stanzetta, poi da quella stanza devi in qualche maniera uscire, metterti in comunicazione con altre donne che trovi al nido, ad esempio, in queste poltrone comode che ci sono, insomma, in sedersi e poter parlare con altre donne, condividere l'esperienza e vedere anche le fatiche degli altri. Perché altrimenti sembra in questo isolamento, perché la maternità a volte diventa isolamento, non si sa come mai, ma all'inizio diventa una forma di isolamento perché ti senti totalmente incapace tu e vergognandoti non ne parli con gli altri. Questo
quello che noi cerchiamo di fare anche in un contesto fisiologico è di dare una cultura veramente di possibilità comunicativa, di difficoltà per prevenirle. Alcuni temi centrali rispetto all'allattamento sono legati per esempio alla trasformazione del corpo. Una donna, oltre alla sensazione che il suo corpo si stia trasformando in maniera così rapida e incontrollata, da avere quasi paura di questa trasformazione. Quindi uno dei pensieri che emergono in quel momento possono essere il mio corpo non funziona, sta reagendo in modo strano, sto perdendo il controllo sul mio corpo, la montata lattea comunque è un'esperienza fisica forte da un certo punto di vista, quindi riuscire a sentire che quella trasformazione naturale, fisiologica, che non si sta perdendo il controllo sul proprio corpo, ma si tratta di sperimentare il proprio corpo in una dimensione diversa, un po' sconosciuta fino a quel momento, è un punto fondamentale per poter poi riuscire a vivere con una certa tranquillità anche quelle che sono quelle fasi di trasformazione. Questo è uno dei punti. Un altro punto è proprio quello legato al senso di incapacità, l'idea che se non riesco ad attaccare immediatamente il mio bambino al seno, piuttosto che se non riesco a calmarlo nel momento in cui sta piangendo, e invece vedo che l'ostetrica arriva e nel giro di 2 secondi riesce a tranquillizzarlo, allora io sono una mamma incapace, significa che non sono in grado. Anche questo è un pensiero che ha un effetto bloccante sulla donna, perché comunque genera ansia, e quell'ansia rende poi a quel punto il maneggiamento, la cura del neonato più agitata, e questo in qualche modo viene anche percepito dal neonato, e quindi questo genera ulteriori problemi, mentre il senso di fiducia che una donna può cominciare a sentire nel momento in cui entra nell'ottica che sta imparando e che il suo neonato sta imparando con lei, quindi c'è un tempo e in qualche modo si troverà una sintonizzazione man mano, riuscendo a vedere che dopo qualche difficoltà magari riesce ad attaccare il suo bambino al seno e che il bambino comincia a ciucciare. Questo dà un minimo di tranquillità che permette di cominciare a uscire da un'idea di dovevo già essere capace di far tutto subito e invece sono una mamma incapace. Quindi questo passaggio è veramente molto importante perché una donna si dia il tempo di imparare.